È stata presentata questa mattina la quarta edizione della Giornata dello Sport della Regione Molise, una delle manifestazioni di punta tra le più attese tra i cittadini che a partire da quest'anno è regolamentata da una vera e propria legge regionale. A presenziare l'evento di presentazione che si è svolto questa mattina a Palazzo Vitale, rappresentanti di associazioni e federazioni locali, il governatore Paolo Di Laura Frattura e il consigliere regionale con delega allo sport Carmelo Parpiglia. Esatto, per me l'ho sempre stato già dalla prima. La continuità è stata tra l'altro anche confermata attraverso una legge approvata di recente dal Consiglio regionale, all'interno della quale c'è un articolo proprio che fissa in modo sistematico per sempre la realizzazione di questo evento, di questa manifestazione, al di là di chi governerà e di chi succederà nel tempo. E anche perché, ecco, appunto, è un'amministrazione che vuole promuovere lo sport, mettere al centro lo sport, vuole valorizzare i nostri talenti sportivi, premiandoli lo sportivo dell'anno. Quest'anno ci saranno degli ospiti di eccezione importanti, da Franco Baresi, che è uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, del Milan e della Nazionale. Ci sarà un altro straordinario personaggio, del campionessa paralimpica Nicola Orlando, che presenterà la sua biografia e ci racconterà la sua straordinaria avventura. Un giornalista importantissimo sportivo di Rai Sport, Mario, anche satellita tra l'altro, Mario Mattioli. È l'amministratore delegato del Sassuolo, una cittadina di provincia che con una programmazione seria è riuscita ad arrivare ai vertici del calcio nazionale ed europeo. E poi, appunto, ci sono anche altre sorprese. Condurrà il pomeriggio in Gangara dello Sport un giornalista di Super Tennis, Paolo Sinibaldi, insieme a Mary Jo Passarelli, che è una speaker di Radio Delta 1, e Pippo Venditti, un grande personaggio che conosciamo tutti quanti. Franco Baresi, Giovanni Carnevali, Mario Mattioli, Nicola Orlando e anche tanti sportivi molisani prenderanno parte alla manifestazione che sarà caratterizzata dalle esibizioni del coro polifonico Giubilate, dalla consegna delle targhe realizzate dalla cooperativa LAI e da momenti di ritrovo con la partecipazione di aziende molisane. Un'iniezione di entusiasmo per il presidente del CONI, Guido Cavaliere, un momento di confronto per sportivi, federazioni, appassionati e scuole. Stamattina c'è l'incontro, appunto, dei nostri campioncini locali, insieme anche a Nicola Orlando, con gli studenti e gli alunni delle scuole regionali. È anche un momento importante perché si racconterà a questi ragazzi come attraverso l'impegno, il sacrificio, l'amore per lo sport si possono ottenere, nonostante tutto, dei risultati importanti. Sarà anche un momento di confronto e di bilancio rispetto anche al lavoro che svolgo da consigliere e da delegato allo sport, rispetto ad alcune leggi approvate di recente al Consiglio regionale, di cui sono primo firmatario. Mi riferisco alla legge sull'acquisto e distribuzione dei defibrillatori in moltissimi comuni della nostra regione, la legge sul gioco d'azzardo patologico, che ormai è diventata una piaga sociale anche purtroppo nel nostro Molise, la legge sullo sport, che punta moltissimo sul turismo sportivo, e soprattutto, di questo sono molto contento, 10 milioni inseriti all'interno del patto per il Molise, dopo tanti anni, 10 milioni di euro sono veramente tanti, per la realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi legati alla valorizzazione del territorio e allo sviluppo turistico dello stesso, diciamo così. Quindi di questo sono molto contento. Poi alla fine della manifestazione ci sarà un buffet offerto dalle aziende molisane al Circolo Sannitico. Anche questo è un momento di ritrovo, di confronto con tutti coloro che vorranno partecipare a questa bella manifestazione, dove lo sport, come dicevo prima, è al centro. In conclusione, il presidente Frattura ha posto in analisi le tante iniziative promosse dalla regione, tra cui anche importanti impegni dal punto di vista delle infrastrutture per favorire il turismo sportivo. Premio simbolo della quarta edizione della Giornata dello Sport, come ogni anno, l'Ercole Sannita, emblema della molisanità. La statuetta in bronzo sarà prodotta dall'antica fonderia Marinelli di Agnone.